Si sono svolti sabato scorso nella chiesa Santa Maria delle Grazie ad Agropoli funerali per dare l'ultimo saluto a Germano Rizzo. Tantissime le persone presenti che non hanno voluto mancare per dirgli addio. Per il rispetto delle normative anticontagio, in tanti sono rimasti fuori ad ascoltare le parole di Don Bruno Lancuba e Don Carlo Pisani, che hanno ricordato Germano, quello che è stato, il suo impegno per la città. A ricordare Germano Rizzo anche il professor Antonio Capano, storico e socio dell'Associazione Spirito Francese Francescano e amico del caro Germano. Toccanti le parole della sorella in una lettera che ha voluto leggere alla fine del rito religioso. Caro Germano, che dire di te? Hai dato vita a mille iniziative e a mille attività. Hai avuto mille esperienze, mille idee, mille. Le luci della bandiera dei colori sulla luna, il presente di San Francesco, le varie associazioni a cui ha partecipato e a cui tu stesso hai dato vita, iniziative teatrali, musicali, sociali, l'album delle figurine sulla storia del Cilento, le carte da gioco, il cameriere scalzo, il giornale Confronto. Sei stato segretario del PSI quando il Partito Socialista era potente, potentissimo, c'era un certo caso. Sono state veramente tante le cose che hai fatto, il tuo regalo di grado. Tutti facciamo, abbiamo fatto tante cose, tante attività, tante iniziative, e dov'è la novità? La novità con te, tutta tua, non è stata se hai vinto o perso, se hai avuto successo o fallimento. Caro Germano, con te ho capito che non conta vincere o perdere la partita. La novità con te sta nel come hai giocato la partita e non se hai vinto o perso. La novità sta nel come hai fatto le cose, il come. Caro Germano, il tuo come è questo: hai fatto le cose con onestà, sei stato un uomo onesto, leale, corretto, non hai ingannato nessuno e non hai approfittato di nessuno. Sei stato, caro Germano, la prova vivente che si può essere onesti in questo mondo, onesti in politica, onesti in famiglia, onesti sul lavoro, onesti nelle relazioni, onesti con noi stessi. Per te l'onestà non era solo un valore, tu hai vissuto questo precetto morale come sancito dalla legge, sancito per legge, dal latino sanctus, santo. A pensarci bene, tu hai fatto ciò che Gesù ci ha insegnato quando dice: io sono la via, già la via, la strada, il percorso. I valori come la strada sono il come. Non dice che dobbiamo arrivare al traguardo ci porta lui, dice la via, il percorso. Caro Germano, il percorso l'hai vissuto, vissuto bene e non è stato, fino alla fine. Il sigillo, il capolavoro, la tua opera più bella, più geniale, si chiama Pasquale. Tutti coloro che li conoscevano, prima fra tutti, noi familiari, ci siamo annoiati il cervello a pensare: quando non ci sarà più la mamma, chi parlerà Pasquale? Maria Rosaria? O Antonietta? Antonietta? O Maria Rosaria? Tu eri escluso, esonerato, perché preso da mille e mille impegni. Tutti noi a dire Germano, no, e invece ciò che è accaduto te lo racconto io di me. Io non ci avrei scommesso, non avrei fatto mai un patto, mi sarei sentito confesso, o perciò ancora un matto. Hai scandito tu la sua giornata, eri natura, ogni cosa allora dava, eri diventato il suo orologio. Con te ovunque ti seguiva mangio mangio, lui qua, tu qua, lui là, la nave va lenta, lenta la va, la compressa, la spesa, una mamma, la partita, la sera, poi a mamma. Non so se era felice, ma poco male, faceva lo stesso per Pasquale. Voi siete stati più di due fratelli, di più, siete stati cari Germani. E poco dire che hai dato una mano. Senza te,
non sarebbe stato lo stesso. Sei stato in gamba, te lo dico adesso.